da 2002 è entrato qui a lavorare in Italia per lavorare. Per ora andando bene tutto quello che facendo, sia per lavoro sia attiva attività. Per ora va bene, sono 4 persone che lavorano da me, sono tutti italiani. Come Yassir, tanti altri imprenditori stranieri hanno scelto Arezzo per costruire la propria azienda. Su 100 imprese a costituzione italiana ce ne sono 10 di imprenditoria straniera. Una vera e propria metamorfosi dell'imprenditoria immigrata che sfiora ormai quota 4.000 aziende. Questi ultimi anni sono cresciute, si sono strutturate, si sono per così dire la maggior parte integrate all'interno del territorio, ormai fanno parte essenziale e importante delle economia della nostra provincia. Una crescita che interessa maggiormente le imprese gestite da soggetti extracomunitari che crescono con una velocità quasi doppia rispetto ai comunitari. Le nazionalità che hanno visto un vero e proprio boom negli ultimi anni sono indubbiamente quella cinese, pakistana ed infine nigeriana. Ognuna di queste nazionalità ha una propria vocazione imprenditoriale. Direi i romeni e anche gli albanesi sono soprattutto dediti a quella che è il vasto ambito del manifatturiero, costruzioni soprattutto. I cinesi sono dediti al commercio, al terziario diffuso, e ci sono altre nazionalità come per esempio gli indiani e i pakistani, anch'essi fanno parte della filiera del manifatturiero, mi risulta che siano abilissimi puli per quanto riguarda la pulimenteria dei metalli. Parlando invece in valori assoluti, l'imprenditoria cinese si attesta alla nazionalità con uno sviluppo più marcato. Quindi un sistema che cambia pelle, ripeto, sia per la provenienza degli imprenditori, sia anche per le forme giuridiche che piano piano vanno consolidandosi verso le società di capitali.